Questo programma è offerto da Vega Food, Vega Luxury, Car Rental, due marchi del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili. Buonasera e ben ritrovati al TG Prima Flash. Andiamo subito con la prima notizia. Momenti di preoccupazione questa mattina a Napoli nella giornata dedicata alla celebrazione del miracolo di San Gennaro, quando infatti poco fa è stata prelevata la teca con i resti del santo, il sangue era ancora in forma solida con una sola gocciolina. C'è però ancora tempo fino alla celebrazione della Santa Messa del Cardinale Crescenzio Sepe alle ore 18:30, ma la situazione non fa ben sperare. Il 16 dicembre è il giorno del miracolo laico, il terzo dell'anno del quale si ripete il prodigio dello scioglimento di sangue in memoria dello scampato pericolo di Napoli dalla disastrosa eruzione del Vesuvio del 1631, quando il sangue si sciolse e il magma miracolosamente si fermò evitando di invadere la città. La celebrazione è mutata in vista del protocollo anti-Covid, solitamente avviene all'interno della Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro, presso il Duomo di Napoli. Quest'anno però, causa emergenza Covid, la teca con il sangue del santo patrono è stata portata sull'altare maggiore del Duomo e lì l'ha scoperta. Al momento infatti il sangue è ancora solido e non si è sciolto. Tutte le volte in cui non è capitato sono avvenute sventure per la città, che in quest'anno già di pandemia sarebbe davvero troppo. Qualche ulteriore misura restrittiva per Natale è inevitabile, secondo il Premier Conte. Abbiamo già predisposto un piano dedicato specificatamente alle feste natalizie, ci stiamo riflettendo, dobbiamo scongiurare ad ogni costo una terza ondata, afferma ancora. Per il Presidente del Consiglio la situazione è delicata e gli fa eco Elio Manzillo, il primario dell'ottava divisione malattie infettive dell'immigrazione, da mesi ormai uno dei tanti reparti Covid dell'ospedale Cotugno di Napoli, che afferma: temo che la terza ondata arriverà già nei giorni a cavallo di Capodanno, quando torneremo a vedere richieste al pronto soccorso di ricoveri e dovremo vedere come fare per soddisfarle. Siamo molto preoccupati. A far temere questo scenario sono le immagini che questi giorni da nord a sud del paese mostrano le vie dello shopping gremite di gente in via del Natale. Il governo ha fatto delle scelte sbagliate, ha affermato Manzillo, e ora prova a porre rimedio con le altre restrizioni, ma nel momento in cui si è data la possibilità di uscire per strada, di fare lo shopping natalizio, questo purtroppo era prevedibile per certi versi. Mi fa sorridere l'invito ad essere in pochi la sera della vigilia di Natale e di Capodanno. Mi chiedo chi mai potrebbe controllare queste persone, quante persone siedono alla stessa tavola. Tutto è lasciato al buon senso delle persone, ha affermato Manzillo, che intanto il reparto da lui guidato è già senza posti letto. E a proposito di coronavirus, sono 14.844 i nuovi positivi al coronavirus secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile Nazionale. I tamponi effettuati sono stati 162.880 per un'incidenza ai test del 9,11%. I decessi sono aumentati a 846, dopo i 481 di due giorni fa. I guariti del giorno sono 25.879. Sono invece 647 i nuovi casi di coronavirus in regione Campania, a fronte di un numero di tamponi relativamente basso, soltanto 8.441, per una percentuale di positività ai test del 7,66%, in leggera risalita. Dal bollettino si segnalano anche 3.025 guariti e 50 decessi. Grande paura in provincia di Avellino, dove si teme un focolaio di coronavirus a Rotondi nel corso di un funerale. La madre del defunto è risultata positiva al SARS-CoV-2, presentando già i sintomi tipici prima del rito funebre. La febbre ha indotto la donna a contattare il suo medico curante, il quale però non ha ritenuto necessario richiedere un tampone. Soltanto al termine del funerale, con il persistere dei sintomi, la donna si è sottoposta al tampone in un laboratorio privato che ha dato esito positivo. Le ultime indiscrezioni affermano che sono almeno 80 le persone in isolamento.
Una maxi operazione antipedopornografia in corso in tutta Italia con l'impiego di oltre 300 uomini della polizia postale che stanno eseguendo perquisizioni e arresti in flagranza di reato in 53 province e 18 regioni. Gli agenti che hanno lavorato per diversi mesi sotto copertura su Telegram e WhatsApp hanno smantellato 16 associazioni criminali e identificato oltre 140 gruppi pedopornografici. Come scrive l'ANSA, sono 432 le persone coinvolte in tutto il mondo, 81 sono italiani, 2 promuovevano e gestivano gruppi pedopornografici, organizzando le attività e reclutando nuovi sodali provenienti da ogni parte del mondo. Quella della postale di oggi è la più imponente operazione della polizia negli ultimi anni contro la pedopornografia postale. Ben 21 persone ritenute vicine al gruppo camorristico facente capo a Bruno Mascitelli, detto Ocanotto, operante nel quartiere Ponticelli di Napoli, nei pressi dell'area vesuviana, sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea. Gli arrestati sono gravemente indiziati a vario tipo di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, della commissione di reati in materia di armi contro il patrimonio e la persona. E passiamo allo sport, è tutto pronto per Inter-Napoli, big match della dodicesima giornata, il programma stasera alle 20:45 a Milano, entrambe sono reduci da due belle vittorie contro Cagliari e Samp, nerazzurri e partenopei si giocheranno molto in un match dedicato e dal sapore di alta classifica. Per Antonio Conte solito 3-5-2, invece Nino Gattuso proporrà ancora il 4-2-3-1, ma è il tecnico nerazzurro a presentare il match, una gara tra quella tra tre squadre che devono avere l'ambizione di essere protagoniste fino alla fine. Fino a 2 anni fa il Napoli ha conteso alla Juventus lo scudetto, sicuramente gli scontri diretti sono molto importanti dal punto di vista della classifica e dal punto di vista mentale, ti fa sentire più forte, ogni partita contro qualsiasi squadra è sempre difficile, dobbiamo lottare e sudare, i punti sono importanti con tutti. E ieri sera un ottimo Benevento a pareggiare 1-1 al Vigorito contro la Lazio. Gli uomini di Filippo Inzaghi hanno ripreso un match che si era complicato dopo la rete di Ciro Immobile. A pareggiare è stato Schiattarella a fine primo tempo. Nella ripresa i ritmi sono calati e le streghe sono riuscite a portare a casa un gran punto contro i biancocelesti. I Sanniti salgono così a quota 12 in classifica. Inzaghi, Simone, si è espresso così dopo il derby in famiglia con il fratello. Simone, sono stati straordinari, i ragazzi sono fantastici, abbiamo reagito alla grande dopo uno svantaggio immediato, siamo contenti del punto, abbiamo sin qui sbagliato solo una partita, quella contro lo Spezia, e ci davano tutti già retrocessi. Non si può dire nulla a questo Benevento, anzi, dopo il record in B, mi chiedo come sia possibile darci già per spacciati, vogliamo sovvertire i pronostici a furia di prestazioni come quella contro la Lazio e aggiungiamo anche quella contro la Juventus. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito. L'appuntamento con informazioni di Teleprima continua alle ore 21. Buon proseguimento con la programmazione di Teleprima. Questo programma è stato offerto da Vega Food e Vega Luxury Car Rental. Due marchi del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili.